Marco De Renzi, migliore in campo di questa sfida, una partita molto vibrante, molto intensa, ce l'avete fatta, avete vinto 4-2, i primi tre punti della stagione, ma tanta fatica. Sì, la partita è stata molto equilibrata perché di fronte abbiamo un Cisterna sempre coriaceo, la conosciamo come compagine, saluto tutti i miei ex compagni dell'anno scorso. Era importante vincere anche perché era la prima in casa, ci tenevamo a far bene. Raccontaci il tuo gol più bello dei due. Secondo me il secondo, perché alla fine un po' di tecnica di calcio a 5, me la ricordo ancora, quindi è stato un bel diagonale, suolata in avanti, diagonale di punta dall'altra parte. Tre punti che danno molta fiducia dopo la sconfitta iniziale, adesso si guarda il campionato sotto un altro punto di vista, peccato per l'infortunio di Gaito. Diciamo che comunque sì, anche se abbiamo perso la partita precedente, avevamo piena consapevolezza dei nostri mezzi e oggi abbiamo dimostrato un campo già al secondo big match in due partite. Marco London, portiere del Città di Cisterna, è stata una sconfitta bruciante, però secondo me molte note positive, soprattutto dal vostro gioco. Sì, diciamo che la parte iniziale, il primo tempo, siamo stati sempre in partita, abbiamo preso un gol per una disattenzione, una diagonale. Poi il secondo tempo abbiamo cercato di spingere un po' di più e lì è stato un po' fatale, perché comunque abbiamo preso il secondo e il terzo subito in 3 contro 2, 3 contro 1 e poi lì rimettere sulla partita diventa più difficile, soprattutto su questo campo, insomma la squadra è una buonissima squadra, quindi ci è stato fatale quello. Nel primo tempo tante occasioni diciamo non concretizzate e tante parate anche da parte tua però. Sì, vabbè, io faccio il mio ruolo. Davanti effettivamente darebbero una mano, tante occasioni perse, soprattutto il primo tempo, potevamo andare in vantaggio subito e andare in vantaggio con questa squadra su questo campo poteva permetterci di ripartire sulla spinta loro. In realtà la palla per noi non è entrata, anche loro naturalmente hanno avuto un sacco di occasioni, io faccio il mio. È andata bene, bene non tanto perché ho preso 4 gol, però diciamo quello che potevo fare l'ho fatto, ho dato il massimo. Pierluigi Ciarla, portiere quest'anno del Century Latina, lo scorso anno giocava nel Città di Cisterna, una trattativa molto lunga l'ha portato qui nel capoluogo pontino, diciamo che è stata una scelta vincente alla luce di quello che è successo oggi e alla luce delle parate che hai fatto. Sì, sì, devo dire siamo una bella squadra, possiamo secondo me puntare a vincere il campionato, però Città di Cisterna, bella squadra anche loro, e sono forti pure loro. Nel primo tempo la partita è finita 1-0, ci hai messo molte volte tu la pezza e diciamo che grazie alle tue parate hai tenuto viva la partita. Mi devo riscattare dopo la prestazione di sabato a Ceriara, che non è stata la migliore. Che sensazione hai avuto in campo? Sì, l'ho sentita tanto, però queste sono le partite che mi piacciono a me. E, no, stavo tranquillo, in campo stavo tranquillo. All'inizio stavo un po' teso, però poi dopo mi sono tranquillizzato. Enrico Pasquale Coluzzi per Mondo Futsal TV.